Credo che questo salone sia importante per tanti motivi, intanto perché è il quarto e questo già è un segno di continuità, di consolidamento, di radicamento, vorrei dire, di un appuntamento che diventa sempre più ricco e importante e che consolida anche il ruolo di Firenze come capitale, una almeno delle capitali del mondo del restauro e certamente in Italia di grandissima rilevanza. L'altro elemento da sottolineare è la varietà straordinaria dell'offerta culturale, informativa, tecnica che viene così proposta al pubblico di giovani specialmente che vorranno visitare il salone e che mette in contatto dal casistica più raffinata del restauro alle istanze della contemporaneità e all'evoluzione anche della cultura, della normativa. Personalmente sono molto affezionata a due presenze, quella del Polo Museale Fiorentino che è presente con un grande progetto che non voglio qui anticipare ma che spero trovi consenso e forza per andare avanti e quella dei Friends of Florence che rinnovano la bellissima circostanza di premiare un progetto di restauro, già lo hanno fatto in passato con risultati straordinari e sono certa che anche quest'anno sarà assegnato un premio meritato che ci riporterà in condizioni splendide un'opera di grande profilo.